Buonasera, fratelli e sorelle carissimi, e benvenuti nella nostra famiglia. Io sono Luigi, il direttore regionale delle Marche, lei è mia moglie, e Gianna. questa è la nostra piccolina. Francesca Aurora. Iniziamo il rosario allo Spirito Santo, con meditazioni tratte dall'Evangelii Gaudium di Papa Francesco. Offriamo una preghiera fervente allo Spirito Santo, perché ci protegga in questo tempo di prova. Il coronavirus ci spinge a levare suppliche e lodi allo Spirito Santo, perché guarisca quanti soffrono ogni sorta di malattia, perché ispiri la scienza ai medici e la sapienza ai governanti, perché infonda coraggio a coloro che sono nello sconforto e nella paura. Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto e mi aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Io Io credo credo in in Dio, Dio, Padre Padre onnipotente, onnipotente, creatore creatore del del cielo cielo e e della della terra, terra, e e in in Gesù Gesù Cristo, Cristo, suo suo unico unico Figlio, Figlio, nostro nostro Signore, Signore, il il quale quale fu fu concepito concepito di di Spirito Spirito Santo, Santo, nacque nacque da da Maria Maria Vergine, Vergine, patì patì sotto sotto Ponzio Ponzio Pilato, Pilato, fu fu crocifisso, crocifisso, morì morì e e fu fu sepolto, sepolto, discese discese agli agli inferi, inferi, il il terzo terzo giorno giorno risuscitò risuscitò da da morte, morte, salì salì al al cielo, cielo, siede siede alla alla destra destra di di Dio Dio Padre Padre Onnipotente, Onnipotente, di di là là verrà a verrà a giudicare giudicare i i vivi vivi e i e i morti. morti. Credo Credo nello nello Spirito Spirito Santo, Santo, la la Santa Santa Chiesa Chiesa Cattolica, Cattolica, la la comunione comunione dei dei santi, santi, la la remissione remissione dei dei peccati, peccati, la la risurrezione risurrezione della della carne, carne, la la vita vita eterna. eterna. Amen. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il Il tuo frutto frutto. del tuo seno, Gesù. Santa Santa Maria, Maria, Madre Madre di di Dio, Dio, prega prega per per noi noi peccatori, peccatori, adesso adesso e e nell'ora nell'ora della della nostra nostra morte. morte. Amen. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, Tutto il benedetto il frutto, frutto del tuo tuo seno, seno, Gesù. Gesù. Santa Santa Maria, Maria, Madre Madre di di Dio, Dio, prega prega per per noi noi peccatori, peccatori, adesso adesso e e nell'ora nell'ora della della nostra nostra morte. morte. Amen. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le Donne, donne, benedetto benedetto il il frutto frutto. del tuo seno, Gesù. Santa Santa Maria, Maria, Madre Madre di di Dio, Dio, prega prega per per noi noi peccatori, peccatori, adesso adesso e e nell'ora nell'ora della della nostra nostra morte. morte. Amen. Amen. Gloria al Padre, Dal al Figlio e Figlio e allo allo Spirito Spirito Santo, Santo, com'era com'era nel nel principio, principio, e ora ora e e sempre, sempre, nei nei secoli secoli dei dei secoli. secoli. Amen. Amen. Gloria, Gloria, adorazione, adorazione, benedizione, benedizione, amore a amore a te, te, Eterno Eterno Divino Divino Spirito, Spirito, che che ci ci hai hai portato portato sulla sulla terra terra il il Salvatore Salvatore delle delle anime anime nostre, nostre. e In gloria e gloria e onore onore al al suo suo adorabilissimo adoratissimo cuore, cuore, che che ci ci ama ama di infinito d'infinito amore. amore. Primo mistero. Gesù è concepito per opera dello Spirito Santo nel seno della Vergine Maria. In questo primo mistero preghiamo per tutti gli ammalati. Dal Vangelo di Luca. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Allora Maria disse all'angelo: Com'è possibile? Non conosco uomo. Le rispose l'angelo: Lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra, la potenza dell'Altissimo.
Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato figlio di Dio. Dalle Vangeli Gaudium. Maria si è lasciata condurre dallo Spirito, attraverso un itinerario di fede, verso un destino di servizio e di fecondità. Noi oggi fissiamo lo sguardo su di lei, perché ci aiuti ad annunciare a tutti il messaggio della salvezza e perché nuovi discepoli diventino operosi evangelizzatori. Maria sa riconoscere le orme dello Spirito di Dio nei grandi avvenimenti e anche in quelli impercettibili. È contemplativa del mistero di Dio e del mondo, nella storia e nella vita quotidiana di ciascuno e di tutti. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il tuo frutto, Frutto del il tuo tuo seno, seno, Gesù. Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e Adesso e nell'ora nell'ora della della nostra nostra morte. morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, E benedetto benedetto è il il frutto frutto. del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega prega per per noi noi peccatori, peccatori, adesso adesso e e nell'ora nell'ora della della nostra nostra morte. morte. Amen. Amen. Vieni, Vieni, Spirito Spirito Santo, Santo, riempi i riempi i cuori cuori dei dei tuoi tuoi fedeli fedeli e e accendi in accendi in essi essi il il fuoco fuoco del del tuo tuo amore. amore. Vieni, Vieni, Spirito Spirito Santo, Santo, riempi i riempi i cuori cuori dei dei tuoi tuoi fedeli fedeli e e accendi accendi in in essi essi il il fuoco fuoco del del tuo tuo amore. amore. Vieni, Vieni, Spirito Spirito Santo, Santo, riempi i riempi i cuori cuori dei dei tuoi tuoi fedeli fedeli e e accendi in accendi in essi essi il il fuoco fuoco del del tuo tuo amore. amore. Vieni, Vieni, Spirito Spirito Santo, Santo, riempi i riempi i cuori cuori dei dei tuoi tuoi fedeli fedeli e e accendi accendi in in essi essi il il fuoco fuoco del del tuo tuo amore. amore. Vieni, Vieni, Spirito Spirito Santo, Santo, riempi i riempi i cuori cuori dei dei tuoi tuoi fedeli fedeli e e accendi accendi in in essi essi il il fuoco fuoco del del tuo tuo amore. amore. Vieni, Vieni, Spirito Spirito Santo, Santo, riempi i riempi i cuori cuori dei dei tuoi tuoi fedeli fedeli e e accendi accendi in in essi essi il il fuoco fuoco del del tuo tuo amore. amore. Vieni, Vieni, Spirito Spirito Santo, Santo, riempi i riempi i cuori cuori dei dei tuoi tuoi fedeli fedeli e e accendi accendi in in essi essi il il fuoco fuoco del del tuo tuo amore. amore. Gloria Gloria al al Padre, Padre, al al Figlio e Figlio e allo allo Spirito Spirito Santo, Santo, come come era era nel nel principio principio e e ora ora e e sempre, sempre, nei nei secoli secoli dei dei secoli. secoli. Amen. Amen. Secondo mistero. Gesù è consacrato Messia al Giordano dallo Spirito Santo. In questo mistero preghiamo per i medici e per gli operatori sanitari. Dal Vangelo di Luca. Quando tutto il popolo fu battezzato e mentre Gesù, ricevuto anche lui il battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì e scese su di lui lo Spirito Santo in apparenza corporea, come di colomba, e vi fu una voce dal cielo: Tu sei il mio figlio prediletto, in te mi sono compiaciuto. Dalle Vangeli Gaudium. In tutti i battezzati, dal primo all'ultimo, opera la forza santificatrice dello Spirito Santo, che spinge a evangelizzare. Il popolo di Dio è santo in ragione di questa unzione,
che lo rende infallibile in credendo. Questo significa che quando crede non si sbaglia, anche se non trova parole per esprimere la sua fede. Lo Spirito lo guida nella verità e lo conduce alla salvezza. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Fratelli e sorelle carissime, vi salutiamo e lasciamo il testimone ai nostri carissimi fratelli e sorelle della Regione Liguria. Ciao a tutti! Ciao, buonasera! Ciao. Buonasera, sono il coordinatore della Liguria, Maurizio, da Genova, da casa mia, insieme a mio papà Antonio. Vogliamo continuare a pregare il rosario allo Spirito Santo e lo facciamo con il terzo mistero. Gesù muore in croce per togliere il peccato e dona lo Spirito Santo. Vogliamo pregare per tutti i familiari di quanti soffrono in questo periodo della storia. Dopo questo, Gesù, sapendo che ogni cosa era stata ormai compiuta, disse per adempiere la scrittura: «Ho sete». Vi era lì un vaso pieno d'aceto. Presero perciò una spugna imbevuta di aceto in cima ad una canna e gliela accostarono alla bocca. E dopo aver ricevuto l'aceto, Gesù disse: «Tutto è compiuto», e chinato il capo, spirò. Lo sguardo di fede è capace di riconoscere la luce che sempre lo Spirito Santo diffonde in mezzo all'oscurità, senza dimenticare che dove abbondò il peccato, sovrabbondò la grazia. La nostra fede è sfidata
a intravedere il vino in cui l'acqua può essere trasformata e a scoprire il grano che cresce in mezzo alla zizzania. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Spirito Santo, scendi su di noi, infiamma i nostri cuori, dai luce alle menti. Tu sei speranza, tu sei la vita, o Consolatore, riempici di te. Nel quarto mistero vogliamo Gesù dona agli Apostoli lo Spirito Santo per la remissione dei peccati. Vogliamo pregare per tutti i governanti e per quanti esercitano un'autorità pubblica, specialmente in questo momento in cui devono prendere delle decisioni abbastanza problematiche, abbastanza difficili, affinché lo Spirito Santo li illumini e li aiuti. La sera di quello stesso giorno, il primo dopo il sabato, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, si fermò in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!» Detto questo, mostrò loro le mani e il costato, e i discepoli gioirono a vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi».
Dopo aver detto questo, alitò su di loro e disse: «Ricevete lo Spirito Santo. A chi rimetterete i peccati, saranno rimessi, e a chi non li rimetterete, resteranno non rimessi». Non c'è maggiore libertà che quella di lasciarsi portare dallo Spirito Santo, rinunciando a calcolare e a controllare tutto, e permettere che Egli ci illumini, ci guidi, ci orienti, ci spinga dove Lui desidera. Egli sa bene ciò di cui c'è bisogno, in ogni epoca e in ogni momento. Questo si chiama essere misteriosamente fecondi. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli secoli. Amen. Chiamo eterna del tuo amore, dono radioso che dà luce ai figli tuoi. Tuo amore confidiamo, la tua grazia ci farà chiesa unita e santa per l'eternità. Chiesa unita e santa per l'eternità. Manda il tuo Spirito, manda il tuo Spirito, manda il tuo Spirito, Signore, su di noi. Manda il tuo Spirito, manda il tuo
Spirito, Signore Gesù mio. Diamo la linea alla Basilicata per continuare questo Santo Rosario dello Spirito Santo. Carissime e carissimi, benvenuti in questo spazio che è come Regione Basilicata, rinnovamento dello Spirito Santo di Basilicata. Continueremo ad offrire come servizio di preghiera nel contesto della campagna Io resto a casa e prego. Dopo la Liguria che ci ha preceduto, continueremo noi come Regione Basilicata del rinnovamento dello Spirito a pregare il quinto e il sesto mistero del Rosario dello Spirito Santo. Sapete che questa campagna sostiene e aiuta anche noi a pregare e coloro che si uniscono a noi in preghiera in questo tempo difficile del coronavirus. Noi stiamo continuando a implorare il Signore perché allontani da noi questa pandemia, ma anche perché ci confermi, ci sostenga nella fede, perché alla fine di questa esperienza noi possiamo ancora continuare di più e meglio il nostro servizio alla Chiesa, al rinnovamento, ai fratelli. Noi confidiamo nel Signore, il Signore è fedele, lo è stato nei secoli e sempre lo sarà. Per questo con fiducia noi offriamo questo servizio di preghiera come famiglia. Io sono Franco Maggi, coordinatore regionale del rinnovamento nello Spirito di Basilicata, lei Margherita, mia moglie. Abbiamo due figli, di cui uno che ci ha preceduto in cielo un anno e mezzo fa, Lazzaro, e l'altra Maristella, che vive e lavora a Pavia e sono in comunione con noi. Un abbraccio particolare a tutti i nostri fratelli e sorelle della Basilicata che in questo momento si uniscono a noi nella preghiera. Quando si è alla presenza di Dio, occorre essere con Dio, occorre che Dio sia con noi nella preghiera. Allora noi semplicemente, con pochi mezzi che abbiamo, cuore e corde vocali, invochiamo adesso lo Spirito Santo su di noi e su di voi che partecipate attraverso il social, attraverso questo video, questa messa in onda, partecipiamo alla preghiera insieme. Nel quinto mistero contempliamo il Padre Gesù a Pentecoste e fondono lo Spirito Santo, la Chiesa costituita in potenza si apre alla missione nel mondo. Dagli atti preghiamo per la Chiesa. Dagli Atti degli Apostoli. Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si abbatte gagliardo, e riempì tutta la casa dove si trovavano. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posavano su ciascuno di loro. Ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Dalla Evangelii Gaudium. Confessare che lo Spirito Santo agisce in tutti implica riconoscere che Egli cerca di penetrare in ogni situazione umana e in tutti i vincoli sociali. Lo Spirito possiede un'inventiva infinita, propria della mente divina, che sa provvedere e sciogliere i nodi delle vicende umane, anche più complesse e impenetrabili. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel sesto mistero contempliamo lo Spirito Santo che scende per la prima volta sui pagani. Preghiamo in modo particolare per quanti non credono o hanno perduto la fede. Dagli Atti degli Apostoli, Pietro stava ancora dicendo queste cose quando lo Spirito Santo scese sopra tutti coloro che ascoltavano il discorso, e i fedeli circoncisi che erano venuti con Pietro si meravigliavano che anche sopra i pagani si effondesse il dono dello Spirito Santo. Li sentivano infatti parlare lingue e glorificare Dio. Allora Pietro disse: «Forse che si può proibire che siano battezzati con l'acqua questi che hanno ricevuto lo Spirito Santo al pari di noi?» E ordinò che fossero battezzati nel nome di Gesù Cristo. Dall'Evangeli Gaudium. Lo Spirito Santo opera come vuole, quando vuole e dove vuole. Noi ci spendiamo con dedizione, ma senza pretendere di vedere risultati appariscenti. Sappiamo soltanto che il dono di noi stessi è necessario. Andiamo avanti, mettiamocela tutta, ma lasciamo che sia lo Spirito Santo a rendere fecondi i nostri sforzi come pare a Lui. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Bene, carissimi fratelli e sorelle, il nostro tempo finisce qui di preghiera, ma continua con la Regione Abruzzo per i restanti misteri del Rosario dello Spirito Santo. Vi ringraziamo di aver pregato con noi, continuiamo a rimanere uniti nella preghiera, perché il Signore ha vinto, vince e vincerà. Questa è la nostra fede, questa è la nostra speranza. Vi salutiamo cordialmente e vi chiediamo di pregare per noi. Buon proseguimento. Ciao. Buonasera a tutti, siamo davvero molto felici di avervi qui con noi nella nostra casa. Buonasera da Pescara, io sono Alessandro. Io sono Giovanna. Io sono Francesco. Io sono Teresa. E questa sera vogliamo pregare insieme a voi il settimo mistero del Rosario allo Spirito Santo. Questo Spirito Santo che guida la Chiesa di tutti i tempi dandole i suoi doni e i suoi carismi. E lo vogliamo invocare per la salvezza del mondo. Vogliamo vivere insieme a voi questa preghiera con in alto il nostro cuore. Vi raggiunga questo nostro cuore nelle vostre case. Manda il fuoco, Signor, manda il fuoco, Signor, e battezzaci col tuo potere. Manda il fuoco, Signor, manda il fuoco, Signor, e battezzaci col tuo potere. Signore, salvaci, Signore, salvaci, Signore, salvaci, Signore, salvaci. Sapete, Francesco quest'anno ha 6 anni, ha compiuto 6 anni e ha iniziato la prima elementare. E allora anche lui insieme a noi vuole pregare e ci aiuterà leggendo questo passo della lettera ai Romani, capitolo 8. Allo stesso modo anche lo Spirito Santo viene in aiuto alla nostra debolezza, perché nemmeno sappiamo che cosa sia conveniente domandare, ma lo Spirito stesso intercede con insistenza per noi, con gemiti inesprimibili, e colui che scruta i cuori sa quali sono i desideri dello Spirito, poiché egli intercede per i credenti secondo i disegni di Dio. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Quando la vita interiore si chiude nei propri interessi, non vi è più spazio per gli altri. Non entrano più i poveri, non si ascolta più la voce di Dio, non si gode più della dolce gioia del suo amore, non palpita l'entusiasmo di fare il bene. Anche i credenti corrono questo rischio, certo e permanente. Molti vi cadono e si trasformano in persone risentite, scontente, senza vita. Questa non è la scelta di una vita degna e piena. Questo non è il desiderio di Dio per noi. Questa non è la vita nello Spirito che sgorga dal cuore di Cristo risorto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne.
benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vogliamo ora invocare con il canto lo Spirito Santo. Venga lo Spirito Santo nelle nostre case, venga in tutte le nostre famiglie, venga nelle nostre città, venga in modo potente su tutta la nostra Italia, venga in tutta l'Europa, venga in tutto il mondo. Lo Spirito Santo venga a visitare in modo particolare gli ospedali, le persone che vi lavorano, medici, infermieri, operatori sociosanitari, e visiti in particolar modo con la sua grazia, con la sua potenza, con il suo balsamo d'amore e di consolazione tutti gli ammalati che sono negli ospedali. Vieni Spirito Santo, vieni Spirito d'amore, vieni in noi, vieni in noi. Sulla terra il Salvatore delle anime nostre, e gloria e onore al suo adorabilissimo cuore che ci ama d'infinito amore. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo che sei Dio,
abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Padre, tutto potenza, abbi misericordia di noi. Gesù, Figlio eterno del Padre e Redentore del mondo, salvaci. Spirito del Padre e del Figlio che fondi le due vite, santificaci. Santissima Trinità, unico Dio, ascoltaci. Spirito Santo che procedi dal Padre e dal Figlio, vieni nei nostri cuori. Spirito Santo che sei uguale al Padre e al Figlio, vieni nei nostri cuori. Promessa di Dio al Padre, vieni nei nostri cuori. Raggio di luce al cielo, vieni nei nostri cuori. Autore di ogni bene, vieni nei nostri cuori. Sorgente di acqua viva, vieni nei nostri cuori. Fuoco consumatore, vieni nei nostri cuori. Unzione spirituale, vieni nei nostri cuori. Spirito di amore e di verità, abbi pietà di noi. Spirito di sapienza e di scienza, abbi pietà di noi. Spirito di consiglio e di fortezza, abbi pietà di noi. Spirito di intelletto e di pietà, abbi pietà di noi. Spirito di grazia e di preghiera, abbi pietà di noi. Spirito di pace e di mitezza, abbi pietà di noi. Spirito di modestia e di innocenza, abbi pietà di noi. Spirito confortatore, abbi pietà di noi. Spirito santificatore, abbi pietà di noi. Spirito che governi la Chiesa, abbi pietà di noi. Dono di Dio Altissimo, abbi pietà di noi. Spirito che riempi l'universo, abbi pietà di noi. Spirito di adorazione dei figli di Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo, ispiraci il disprezzo per i peccati. Spirito Santo, vieni e rinnova la faccia della terra. Spirito Santo, irradia con la tua luce le nostre anime. Spirito Santo, imprimi la tua legge nei nostri cuori. Spirito Santo, infiammaci col fuoco del tuo amore. Spirito Santo, riversa in noi il tesoro delle tue grazie. Spirito Santo, insegnaci a pregare col cuore. Spirito Santo, illuminaci con le tue ispirazioni divine. Spirito Santo, guidaci lungo la via della salvezza. Spirito Santo, fa che riconosciamo l'amore di Dio per noi. Spirito Santo, ispiraci la pratica del bene. Spirito Santo, donaci la sua pace. Spirito Santo, rendici perseveranti nella giustizia. Spirito Santo, sii tu la nostra perenne ricompensa. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi, Signore. Vieni, Spirito Santo, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Manda il tuo Spirito e sarà una nuova creazione e rinnoverai la faccia della terra. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, volgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. O Padre, che nella luce dello Spirito Santo guidi i credenti alla conoscenza piena della verità, donaci di gustare nel tuo Spirito la vera sapienza e di godere sempre del suo conforto. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen.
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen. Amen. E adesso vogliamo salutarvi con un canto che dice che abbiamo una notizia grande, che Gesù ci ama e ci salverà. Una notizia grande, 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 che per te e anche per me. Una notizia buona, una notizia buona, 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 che per te e anche per me. Gesù ci ama, Gesù ci ama e ci salverà. 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 Una notizia forte. Una notizia forte, 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 che per te e anche per me. Raggiunga tutti quanti voi, raggiunga tutte quante le vostre case. E volete sapere che cosa è successo, bambini? Che cosa è successo durante questa preghiera? Oh, è successo che lo Spirito ha fatto nuovo il nostro cuore. Questa è la potenza dello Spirito e la potenza della preghiera. Noi doniamo allo Spirito il nostro cuore e Lui gli fa di questo cuore un cuore nuovo e un cuore d'oro. D'oro. Ciao a tutti. Ciao a tutti, a tutti i fratelli del Rinnovamento nello Spirito in ogni città d'Italia. E grazie per essere stati con noi. Dio vi benedica. Ciao.